Le pagelle della CNA, bocciato il sindaco Mario Ferrari. Presentata in conferenza stampa un'indagine dell'associazione di categoria. Analisi di Goletta Verde, inquinati i fossi di Mola e del Teseo Tesei. Nella norma San Giovanni e Punta dell'Arena, Mazzantini, controllate le zone umide. Il mare dell'Elba è in salute. Ecco la riorganizzazione dei servizi sanitari dell'ospedale. Attivata l'unità di ortopedia e le procedure per il personale nei vari reparti. Mare Elba, anche dimostrazione di salvataggio in mare. Questa è una delle attività della 10ª edizione. Nostra intervista ad Andrea Tozzi. Ben ritrovati, cari telespettatori, in questa edizione del nostro telegiornale la prima pagina è dedicata a qualcosa che è accaduto all'interno delle mura del carcere dell'Isola d'Elba, di Porto Azzurro, di Forte San Giacomo. Siamo entrati, come fortunatamente accade ogni tanto anche alle nostre telecamere, per documentarvi un saggio musicale, un saggio di fine corso, un corso dedicato ai detenuti, al recupero delle persone recluse all'interno del carcere, un'iniziativa davvero meritoria di cui vi mostriamo le immagini. Un pomeriggio di musica con l'Associazione Sonora ai Detenuti di Porto Azzurro. È l'iniziativa La Musica Oltre le Mura, organizzata all'interno del carcere di Porto Azzurro dall'Associazione a chiusura dei corsi tenuti dai docenti della Scuola di Musica per i Detenuti. L'evento è stato organizzato il 21 giugno, giorno della Festa della Musica, grazie all'Unicoop Tirreno che ha finanziato i corsi. Da Battisti a Stevie Wonder, passando per Pino Daniele e Leonard Cohen, reclusi e docenti, hanno cantato e suonato insieme basso, chitarra, batteria e tastiera. Di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Antonio, un concerto che ci ha fatto divertire, i classici italiani, abbiamo sentito canzoni che tutti conoscevamo, per voi com'è stata questa esperienza? Guarda, è stata una cosa piacevole, comunque almeno usciamo un po' dalla cella e poi comunque la musica è bella e fa bene, è una terapia. Ecco, è la prima volta, no, che fate un progetto di questo tipo, quindi avrete voglia anche la speranza di continuare? Ma io spero di sì, va bene che io è il primo anno che non ero mai stato in galera, quindi per me la prima volta è partita da quando sono arrivato io, forse sono io che ho portato la musica, no comunque... Sono contento, veramente, è stata una bella esperienza, poi i maestri tutti bravissimi, ringrazio tutti quanti perché comunque è una bella opportunità, la musica cura, secondo me, è una cura per tante cose. Dopo Antonio sentiamo Nino, un altro cantante, un altro tastierista, musica e canto, che esperienza è stata? È stata per la prima volta, questa esperienza l'ho vissuta qua, mi sono divertito e spero di continuare perché è una bella esperienza, come l'ho vissuta benissimo, è stato un momento fuori dai muri di cinta che non capita tutti i giorni, speriamo che si ripeta. Nino partecipa anche al laboratorio teatrale. Cerco di passare tempo, mi dedico a fare tante attività. Ci divertiamo, poi stiamo in compagnia, ci sono persone esterne che non ci giudicano proprio, siamo tipo fra amici. È la prima volta che nella casa di reclusione di Porto Azzurro entra il laboratorio musicale, un'iniziativa che la Unicoop Tirreno e l'Associazione Sonora sperano di poter ripetere il prossimo anno. Allora, Jessica Muti, Coop, ha finanziato questo progetto, quindi un progetto importante, già è presente nel carcere con altre iniziative, la Coop, e questa volta la musica. Sì, è diversi anni che partecipavamo anche con eventi al carcere, il concerto di Natale o anche altre attività, però quest'anno ci è sembrato, visto anche il progetto che ci ha proposto l'Associazione Sonora, di portare anche i ragazzi, i detenuti a suonare con chi
chi fa il concerto. È stata sinceramente un'esperienza incredibile. Avete visto ragazzi che in pochi mesi si sono allenati dalla batteria al piano, al basso. C'era quel ragazzo che suonava il basso, sembrava che era una vita, davvero. E se poi pensate che questi ragazzi solamente nell'attività dell'ora dell'insegnante possono utilizzare questi strumenti, sono stati straordinari. Siamo felicissimi, e anche perché la musica è cultura, la musica è importante, è una comunicazione da tutte le parti, dentro le mura, fuori le mura. Un bel successo per l'associazione, perché oltre sul territorio è anche dentro le mura. Certo, questo è stato un progetto voluto, ideato da noi, infatti si chiama Musica Oltre le Mura, e speriamo di continuarlo e di integrarlo anche con i nostri studenti. Vorremmo fare un concerto sia all'interno e il prossimo anno all'esterno con loro e i nostri ragazzi, che così, per metterli tutti insieme e far capire al mondo, all'Italia, a chi vogliono, che la integrazione è una cosa meravigliosa. Questo è il nostro obiettivo, e la COP devo ringraziarli perché ci dà una mano non indifferente, altrimenti sarebbe impossibile. I nostri maestri, se le dico quanto prendono, lei si mette a ridere, non glielo posso dire, e quindi hanno solo un piccolo rimborso spese per la macchina, quindi pensi lei come quei sacrifici che fanno, che facciamo per la musica, perché la nostra associazione si chiama Associazione Sonora, fondata dai fratelli Sonora, e si chiama Associazione Cultura Musica Spettacolo. Questo è tutto. Let's start a brand new story now, my love. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words. Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci quindi alla scaletta ordinaria del nostro telegiornale, che apre con una notizia abbastanza insolita, e comunque una notizia che farà parlare. C'è una pagella, pensate, per l'amministrazione comunale di Portoferraio, per il sindaco Ferrari. L'ha stilata la CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigianati, che ha fatto questo esperimento fra i propri associati in tutti e 9 i comuni della provincia di Livorno al di sopra dei 5.000 abitanti. I risultati, a dire il vero, non sono buoni per il sindaco di Portoferraio. Il servizio. Mario Ferrari, bocciato, con una media del 4,8. Questo è il severo giudizio della CNA, la Confederazione Nazionale Artigianato, che in una conferenza stampa presso la sua sede di Portoferraio ha presentato nella mattinata di venerdì 24 giugno una propria indagine, culminata in una vera e propria pagella, con 10 voti su altrettanti argomenti, sull'operato delle pubbliche amministrazioni nei primi 2 anni del loro mandato. Abbiamo anche fatto un'altra scelta, quella di andare a cercare, diciamo, i vari sindaci più rappresentativi comunque della provincia di Livorno, quindi generalmente quelli sopra i 5.000 abitanti. Qui all'Elba era un po' complicato, quindi abbiamo scelto esclusivamente Portoferraio, sempre perché i comuni sono tanti, ma insomma probabilmente sarebbe meglio che ne fosse uno solo. Qui su Portoferraio, diciamo, c'è un caso abbastanza anomalo, perché mentre dalle altre parti abbiamo avuto queste risposte, quindi abbiamo potuto comunque misurare quello che era il mandato amministrativo a 2 anni dai loro insediamenti. Purtroppo qui a Portoferraio non abbiamo avuto nessuna risposta scritta da parte del sindaco che poi si è insediato. Le 10 domande delle imprese e della CNA ai sindaci, in questo caso a quello di Portoferraio, vertevano nella prima parte su argomenti generici che riguardano la pubblica amministrazione e nella seconda parte su argomenti specifici della vita della città amministrata dal sindaco in esame.
Nelle prime 5 materie tecniche i voti assegnati all'amministrazione comunale di Portoferraio sono un 5 riguardo alla semplificazione burocratica, sulla possibilità di ridurre l'IMU sui capannoni, piazzali e negozi e uffici e sulla eventualità di ampliare la possibilità di aggiudicazione di appalti e manutenzioni delle imprese locali. La sufficienza Portoferraio la raggiunge sulla Tari, in quanto agevola le imprese che già pagano in proprio per lo smaltimento dei rifiuti della produzione, mentre prende un sonoro 4 alla voce efficientamento amministrazione, soprattutto per quanto riguarda i risparmi, di cui non si ha notizia, dice l'associazione. Passando agli argomenti specifici di Portoferraio, alla voce waterfront c'è un altro 5, visto che da 2 anni non si ha notizia di questa che dovrebbe essere l'iniziativa più importante per il futuro della città. Ferrari strappa il secondo e ultimo 6 della pagella alla voce gestione associata della promozione turistica per l'atteggiamento propositivo in occasione della risoluzione della questione tassa di sbarco, anche se le buone intenzioni andranno poi confermate, mentre registra un altro 5 alla voce smaltimento inerti, un 4 alla voce sgravi e incentivi per l'edilizia e addirittura un 3 alla voce trasporti per il totale mancato interessamento sulla vicenda delle nuove autorità portuali, nelle quali verranno meno i rapporti con il territorio. E adesso un'altra pagella da prendere però con la dovuta cautela, è quella di Legambiente che, come al solito, quando arriva Goletta Verde, analizza lo stato delle nostre acque. Il mare dell'Elba andrebbe più o meno bene, ma ci sono dei problemi in alcune zone. Vediamo dove, nel servizio. Quali sono le criticità per l'isola d'Elba? Allora, all'Isola d'Elba abbiamo fatto una scelta diversa quest'anno, abbiamo scelto di monitorare esclusivamente le 2 zone umide, San Giovanni e Mola, per le quali avevamo già avuto parecchie segnalazioni da parte di cittadini elbani e a Mola abbiamo trovato una situazione davvero critica, tutti e 3 i fossi sono fortemente inquinati, da quello che si capisce non dipende dal depuratore di Capoliveri, quindi mentre altre volte lì avevamo trovato dei dati fuori norma proprio allo sbocco del depuratore, qui risultano inquinati tutti e 3 i fossi, quindi molto probabilmente si tratta di un inquinamento che viene da monte. Quando noi abbiamo fatto i sopralluoghi precedenti abbiamo trovato uno dei 2 fossi con un'acqua biancastra, con un odore abbastanza pungente e estese tracce di idrocarburi in superficie. Quando c'erano i tecnici di Goletta Verde invece c'era un fortissimo odore di, come si dice all'Elba, di bottino. E quindi siccome lì insomma, si tratta di una zona di un parco nazionale, un'area umida, una delle ultime 2 rimaste all'isola d'Elba, il degrado è così evidente che bisognerebbe metterci mano. Noi nei prossimi giorni faremo un dossier su Mola e l'altra zona umida, che sono tutelate anche da 2 direttive europee, fra l'altro, e dove metteremo sia gli elementi di degrado sia gli elementi di grande bellezza che ci sono. Insomma, ci sono. Giancarlo Diversi in questi mesi ha fatto delle fotografie degli animali che vivono e frequentano Mola, insomma, sembra di essere nel delta del Po e invece siamo in un posto degradato, ci sono tarabusi, tarabusini, gallinelle d'acqua, aironi, cavalieri d'Italia, c'è di tutto, c'è perfino un Germano Reale albino, insomma, quindi siamo al limite, cioè quest'area è davvero in bilico fra il degrado estremo e la rinascita, noi vorremmo spingere verso la rinascita e secondo noi si sta rivelando molto sbagliata la scelta di permettere che lì ci fosse fatta la spiaggia per i cani. Per quanto riguarda la zona di San Giovanni abbiamo trovato una situazione decisamente migliore, i 2 prelievi ufficiali veri che abbiamo fatto nelle aree balneabili Punta dell'Arena e San Giovanni sono venuti tranquilli e puliti nonostante negli anni passati avessimo trovato dei problemi. Ci sono delle problematiche per quanto riguarda il fosso di San Giovanni che è molto sporco, di spazzatura proprio, portata dal mare e portata da monte e con uno dei 2 canali che ci arrivano, dei 2 tuboni completamente occluso. Abbiamo fatto per scrupolo un prelievo nel canale del Teseo Tesei che non è balneabile, nessuno penserebbe nemmeno mai di farci il bagno e lì invece è venuto fuori un inquinamento. Visto che
è l'area dove si sviluppa il waterfront, è chiaro che non si può fare una cosa che si vuole far passare come modernissima e poi averci dei punti inquinati. Per il resto l'Elba, insomma, già dagli anni passati non ci siamo nemmeno messi a fare tantissimi prelievi, perché già dagli anni passati veniva fuori che il mare è comunque un mare in salute, c'ha alcuni episodi, soprattutto in corrispondenza delle piogge, e anche lì però cosa ci dice? Che quando piove ci sono dei problemi a terra, non, più che a mare i problemi sono a terra, come in tutta la Toscana del resto. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. È arrivata finalmente la riorganizzazione dei servizi sanitari anche per la zona Elba, anche per l'ospedale di Portoferraio. Sentiamo di che cosa si tratta. L'azienda USL Toscana Nord-Ovest è impegnata in una politica di riorganizzazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini del proprio territorio e in particolare per quelli residenti in contesti geograficamente più complessi come quelli insulari. All'isola d'Elba particolarmente si è mossa affinché, oltre alle recenti istituzioni dell'unità operativa semplice di ortopedia, venissero attivate tutte quelle procedure necessarie al reperimento del personale richiesto in diversi settori, fra questi il servizio di gastroenterologia, per cui dal 16 giugno è partita una riorganizzazione completa che, oltre a riqualificare il servizio, permetterà una volta a regime di raddoppiare le prestazioni offerte. Il servizio trasfusionale è stato attivato e c'è un concorso a seguito dell'esaurimento delle relative graduatorie. Poi il CERT, il servizio dedicato alle dipendenze che risulta attualmente a pieno organico e senza necessità di ulteriori ingressi. Per quanto riguarda l'oncologia, il 16 giugno scorso è arrivata la comunicazione delle dimissioni del medico incaricato su una sostituzione di un medico assente per maternità. Per tale incarico è già stata attivata la procedura finalizzata al conferimento di un nuovo incarico a tempo determinato. Per radiologia l'azienda sta valutando anche ricorso per le procedure per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo. Al pronto soccorso, in attesa dell'assegnazione tramite concorso del ruolo per 3 medici, 2 a Piombino e 1 a Portoferraio, un medico è entrato con incarico a tempo determinato già nel marzo scorso presso l'ospedale di Portoferraio. Inoltre è stata richiesta l'attivazione di un concorso specifico per la zona elbana. Per il servizio camera iperbarica, se fino al 28 giugno l'impossibilità di ricorrere alla pronta disponibilità nelle ore diurne potrà provocare alcuni disagi, ad oggi non si sono ancora verificati, è sempre garantito il ricorso al piano di emergenza. Al verificarsi di queste situazioni sono attivati sul posto i principali servizi come la valutazione del medico iperbarico. Cambiamo argomento e parliamo di Marelba, la rassegna degli sport e delle attività che si disputano in mare, che è in corso di svolgimento proprio in questi giorni. Sono in corso anche delle belle attività di dimostrazione di salvataggio in mare. Proprio di questo vi vogliamo parlare nel prossimo servizio. Nella 10ª edizione di Marelba, tra le tante attività proposte, anche un momento dedicato alla formazione. Infatti, con l'aiuto di una motovedetta della Capitaneria, alla spiaggia delle Ghiaie, dalle 16.30 alle 18 di sabato, verrà fatta una dimostrazione di salvataggio in mare, un lavoro importante che richiede attenzione e soprattutto preparazione. A parlarcene Andrea Tozzi, fiduciario della Federazione Italiana Nuoto della sezione Salvamento. Un evento articolato, non è una sola dimostrazione, ma sono più esibizioni, dimostrazioni di interventi fatti nella maniera più realistica possibile, nelle quali i nostri assistenti bagnanti e la Capitaneria di Porto cercheranno di dare un'idea di quello che è un intervento di salvataggio fatto dalla spiaggia, fatto dal mare con l'utilizzo della motovedetta, fatto con i cani da salvamento, che sono un elemento particolare, interessante di questo evento. Marelba non ha solamente un significato a livello locale, è una manifestazione conosciuta ormai in tutta Italia. Ho parlato prima delle gare di nuoto, ci sono 2 gare del campionato italiano master di nuoto in mare, alle quali partecipano atleti di livello sicuramente alto, non solo italiani. Per quanto riguarda il nostro specifico, è una vetrina assolutamente imperdibile per dare appunto una dimostrazione di quelle che sono
le funzioni dell'assistente bagnanti sulla spiaggia. È un anello fondamentale della catena del soccorso, che parte dalla capitaneria di porto, passa attraverso l'assistente bagnanti, che è l'angelo custode del bagnante in mare, e poi, se necessario, prosegue con l'intervento del 118 del servizio di medico, diciamo, di salvamento. Cambiamo ancora argomento e parliamo di un allarme per i boschi, per le foreste dell'Isola d'Elba, un allarme che ha un nome e un cognome, l'Imantria dispar, un bruco che proprio in questi giorni si sta trasformando in farfalla e prima di farlo ha attaccato, mangiandosi le foglie, la maggior parte dei lecci e delle sughere, soprattutto nel versante orientale dell'isola. L'allarme arriva proprio da Rio Elba. Un video denuncia per far vedere a tutti gli effetti della presenza eccessiva di Limantria dispar nei boschi del versante orientale dell'isola. Ce lo manda Pino Coluccia, a nome del gruppo consigliare PD di Rio Elba. Questo, ci dice, è il paesaggio spettrale che si vede percorrendo una qualsiasi strada del comune di Rio Elba, il più danneggiato dalla defoliazione estesissima prodotta dall'epidottero Limantria. Le zone di Nisportino, Nisporto, Lavacchi, Zuppigliano, Bagnaia, Volterraio sono state flagellate da questa defoliazione che aumenta il rischio incendi, il rischio frane terreno in caso di pioggia e rischi per la ripresa della flora danneggiata. Noi insistiamo perché i comuni, a iniziare da quello di Rio Elba, il parco, la regione toscana, intervengano con misure adeguate per oggi e per il futuro. Ancora attualità nella seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo dei servizi antincendio, qualcosa di molto rassicurante soprattutto negli ultimi anni, dove questo tipo di attività ha dimostrato tutta la sua efficienza. Eppure quest'anno manca qualcosa, non sono stati assegnati tutti gli uomini assegnati in passato per garantire appunto questa efficienza. Ed è allarme il servizio. Quest'anno l'Isola d'Elba rischia di affrontare la stagione estiva senza la squadra aggiuntiva antincendio della regione toscana per mancanza fondi. Per ora infatti, e siamo quasi alla fine di giugno, per l'isola è previsto solo l'impiego delle 5 unità dei vigili del fuoco. Inoltre l'elicottero dell'antincendio, il cui arrivo all'Elba è solitamente previsto per il mese di giugno, quest'estate stazionerà all'isola dal mese di luglio. Generalmente, ci conferma Benedetto Catania, ispettore antincendio del Comando Provinciale di Livorno dei Vigili del Fuoco, d'estate operano due squadre, quella dei Vigili del Fuoco e quella dell'AIB, per un totale di 10 unità. Al momento non siamo stati informati da parte dell'AIB della regione di un aumento di forze da impiegare sull'Elba. Il nostro comando si sta organizzando autonomamente per aumentare il numero delle unità sull'isola da 5 a 7. Se la situazione rimanesse questa, ci sarebbe il rischio di non poter mettere in campo l'efficienza dimostrata negli anni passati nel delicato settore antincendio. Adesso una pagina di politica che vi regaliamo allargando l'obiettivo della nostra macchina da presa all'ambito regionale, dove il Partito Democratico si sta interrogando al proprio interno sugli esiti delle elezioni amministrative decisamente negative per la compagine del Presidente del Consiglio. Il servizio. Nessun vero terremoto nel PD toscano, nonostante lo scossone delle 5 sconfitte su 6 infilate ai ballottaggi delle amministrative 2016, ma un bel ripensamento sì, viste le sollecitazioni della base e della sinistra Dem che imperversano sui media e sui social. E mentre il segretario regionale Dario Parrini, renziano, ha rimandato eventuali dimissioni a ottobre dopo il referendum costituzionale, lasciando inalterata la sua squadra, hanno rimesso il mandato al partito il segretario provinciale di Arezzo Massimiliano Dindalini, quello di Grosseto Marco Simiani, quello di Pisa Alessio Lari e quello di Sesto Fiorentino Alessandro Baldi. Dal canto suo, il governatore Enrico Rossi, da tempo candidato alla segreteria nazionale, porta avanti la sua proposta di riorganizzazione del PD. Nessun direttorio però. Noi abbiamo bisogno invece di un collettivo politico, io l'ho chiamato ufficio politico, composto non più di 30 persone perché altrimenti ridiventa un'assemblea dove non si discute, che si riunisca periodicamente e determini la linea politica del partito insieme al segretario. Rossi nega un suo eventuale ingresso nella segreteria nazionale. La facevano i vecchi democristiani
quando si accorgevano di essere un po' in crisi al governo, allora si riunivano al partito e dicevano: prova un po' a mettere la corrente per vedere se si riequilibra un po'. Noi abbiamo bisogno invece di un organo dirigente del partito che discute. Per quanto riguarda il referendum costituzionale di ottobre, Rossi ha ribadito di essere favorevole alla riforma, dichiarando che potrebbe essere uno scoglio tragico oppure una grande opportunità per il PD, a una condizione. Apriamo il confronto anche con coloro che sono critici, in modo da sminare questa tensione. Credo che questo debba farlo nel partito, come mi sembra aperta anche la questione, è aperta la questione della legge elettorale. La prossima direzione regionale del PD Toscana è stata fissata per il 1 luglio. Parliamo di cinema in ultima pagina del nostro telegiornale. Anche se il fine settimana ci spingerà gioco forza verso le spiagge, verso il mare, qualcuno sicuramente, soprattutto i più piccoli, troveranno tempo e voglia di frequentare le sale dell'Isola d'Elba. Marciana Marina, per esempio, c'è un cartoon veramente interessante. Angry Birds, letteralmente, gli uccellini arrabbiati. Il servizio. Why do birds say... Al cinema di Marciana Marina, tre serate dedicate ai bambini e agli Angry Birds. Venerdì, sabato e domenica, infatti, scopriremo finalmente perché i famosi pennuti sono così arrabbiati. La storia ci porta su un'isola popolata da volatili, quasi tutti felici, anche se incapaci di volare. In questo paradiso, Red, un uccello con problemi di controllo della rabbia, il velocissimo Chuck e l'esplosivo Bomb sono sempre stati emarginati. Ma quando sull'isola arrivano dei terribili maialini verdi, toccherà a loro dimostrargli di che cosa sono capaci. L'appuntamento per sabato è alle 21.30 e domenica doppia proiezione. A quella serale si aggiunge quella delle 18. A volte quando mi arrabbio mi... può capitare di... esplodere. Sorpresa! Non ci sono altre notizie, questa edizione del nostro telegiornale finisce qui. Grazie per la cortese e consueta attenzione che ci mostrate ogni giorno. Buon proseguimento di serata a tutti voi.